Beer and Food Attraction 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Conserve Italia, a Total Horeca Company, come dice lo slogan che vedete alle nostre spalle. Siamo in compagnia di Gabriele Angeli, il direttore marketing dell'azienda. Caro Gabriele, bentornato. Grazie, grazie mille. Siamo molto felici di ritrovarci in questa occasione. Per noi oramai questa occasione della Fiera di Rimini, oltre ad essere un incontro molto importante con i nostri distributori, agenti e quant'altro, è un'occasione proprio di presentarci al mercato dell'Horeca per il nuovo anno con tutte le nostre novità, che sono sempre tante. Una divisione, quella Horeca, che cresce ogni anno di più. Quali le novità presentate in questa occasione? Noi, come sempre, ci presentiamo con delle novità importanti sia nel mondo del beverage che del food, che sono, come si diceva prima, un po' la nostra anima, essendo un'azienda cooperativa, agricola, che ha come scopo appunto la valorizzazione della materia prima dei nostri soci, che producono frutta, pomodoro e conserve vegetali. Quindi le nostre innovazioni vengono proprio da questi contesti, e le novità riguardano, per quanto riguarda i succhi di frutta, un'importantissima novità nel mondo di Valfrutta in bottiglia da 200 con dei frullati proteici. Quindi portiamo le proteine nei succhi di frutta, una novità assoluta che è stata presentata l'anno scorso dai nostri colleghi della divisione retail in grande distribuzione, con ottimo successo, e che abbiamo deciso di portare anche nel mondo dei bar, e confidiamo anche noi con un successo così importante. Poi tante novità nel mondo del pomodoro. Nel pomodoro noi vogliamo valorizzare quella che è la regionalità delle nostre materie prime. Noi abbiamo 4 stabilimenti che producono pomodoro, tutti vicini ai luoghi di coltivazione, e quindi, proprio perché il pomodoro è un ingrediente molto delicato, e in questo modo abbiamo valorizzato appunto il territorio. Quindi abbiamo i pomodorini di Puglia, come per fare un esempio, che vengono coltivati e lavorati dopo poche ore dal nostro stabilimento pugliese, e la passata extra fine Cirio Alta Cucina di pomodoro della Maremma, quindi toscano, che produciamo appunto in Maremma, che è un prodotto di altissima qualità. Oltre a questo, ci presentiamo con una linea di buste di prodotti per farciture per pizza, un prodotto molto innovativo, perché sono buste da chilo, in alcuni casi anche da mezzo chilo, già pronte all'uso. Non c'è bisogno di sgocciolare, il pizzaiolo o il ristoratore non deve far altro che versare nella vaschetta e condire le proprie pizze o le proprie preparazioni. Quindi un prodotto assolutamente di grande qualità e facilissimo all'uso. Una serie di prodotti che vanno ad aggiungersi alla già ricchissima selezione offerta agli addetti ai lavori. Ma a questo punto parliamo per un attimo della vostra accademia. Perfetto, ti ringrazio della domanda, perché per noi è un po' un fiore all'occhiello. Noi abbiamo inaugurato un paio di anni fa questa Accademia dell'Horeca, che è un portale dedicato ai professionisti di questo mondo dell'Horeca, della ristorazione e del bar, proprio perché crediamo che dietro a dei prodotti che possono sembrare semplici, in realtà ci sia molto da raccontare, a cominciare proprio da tutta la nostra filiera agricola, che parte dalla produzione del seme, la scelta dei campi con i nostri agronomi dove coltivare le migliori varietà che poi vengono dedicate appunto ai nostri prodotti, fino al prodotto finito. E tutto questo è un racconto bellissimo, italiano, pieno di grandi valori, e noi con l'Accademia dell'Horeca vogliamo valorizzare. Esiste un sito internet di cui magari indicare la URL per poter far visitare l'Accademia? Assolutamente sì, si chiama Accademia dell'Horeca, basta digitarlo in qualsiasi motore di ricerca. Sarà possibile accreditarsi ed iscriversi a questo portale e ricevere tutte queste informazioni, e non solo, e parlare anche di formazione, perché il nostro mondo ha bisogno molto anche di questo.
Grazie Gabriele, grazie per riuscire a comprendere e poter comunicare a tutti loro ciò che Conserve Italia sta andando a fare per il popolo professionale dell'Horeca e del food service, nonostante tutti i problemi che negli ultimi mesi il meteo ha creato, ahimè, anche a uno dei vostri stabilimenti di produzione, ma che con grandissima tenacia, grandissimo coraggio siete andati a riprendere, rimboccandovi le maniche e ricominciando la produzione senza davvero apparentemente avere uno scotto. Hai detto una cosa giustissima, veramente, noi dobbiamo, e lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, ringraziare tutti i nostri lavoratori dello stabilimento di Barbiano di Cotignola, che è stato quello appunto colpito pesantemente dall'alluvione, perché dal giorno stesso si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato notte e giorno per riportare al massimo dell'efficienza uno stabilimento che per noi è fondamentale. Ci sono riusciti, e un applauso veramente a tutti i nostri colleghi, a tutti quelli che hanno partecipato a questo grande evento. È qualcosa che davvero fa onore a voi come azienda e a noi come italiani. Gabriele Angeli, direttore marketing di Conserve Italia. Grazie. Grazie a voi.